Berini, tecnico riparatore, benvenuti sul mio canale. Con questo video di oggi andiamo a chiudere l'epopea dedicata alla fabbrica americana Con. Questo sarà l'ultimo, almeno presumo, sarà l'ultimo dei video dedicati appunto alla Con. E vabbè, ne ho fatti molti perché comunque lo meritano, nel senso che sono degli strumenti veramente eccezionali e ne sono veramente molto, molto contento di poter affermare che probabilmente, almeno per quella che è la mia statistica personale di riparatore in Italia, ormai da quasi lungo corso, direi, è uno degli strumenti più diffusi dei vintage americani, anzi, probabilmente il più diffuso come marchio. È più probabile, appunto, trovare negli americani un Con in possesso di qualche felice jazzista rispetto ad altri marchi prestigiosissimi come appunto Boucher, De Martin o King, eccetera. Il perché, beh, io probabilmente anche forse relativo al fatto che la Con, come ho detto già in altri video, ha toccato il massimo di produzione nella sua, come numero quantitativo di strumenti prodotti per anno e quindi ha raggiunto anche probabilmente una maggior diffusione, ma è chiaramente anche dovuto al loro timbro veramente eccezionale, al loro carattere, al loro essere dei veri sassofoni da tutti i punti di vista. Questo video appunto tratta il Con Transitional, ok? Quindi già in altri video dedicati al Con avevo accennato a questo periodo, appunto Transitional, periodo di transizione, è un nome non ufficiale, come abbiamo visto spesso sono dei nomignoli che vengono dati dai collezionisti, dagli appassionati, dai musicisti stessi, dagli esperti del settore, che per identificarli si inventano un nome che poi prende di moda, insomma, e quindi iniziamo a chiamarli in questo modo, ma appunto la Con non li identificava come transitional. Li identifichiamo così perché è un periodo, appunto, come lo dice il nome stesso, di transizione, ovvero passiamo dal modello New Wonder Serie 2, quindi il classico Chuberry di cui ho già trattato, andiamo appunto in direzione del più moderno Con 10M, nel caso del tenore, o comunque il Con Artist, come viene ufficialmente chiamato, e noi lo conosciamo come 6M per il contralto, 10M per il tenore, eccetera, 12M per il baritono, o più amichevolmente il Naked Lady, Lady Face, eccetera, per la famosa donnina riportata incisa sulla campana. I transitional vanno nel periodo appunto di transizione a cui mi sto riferendo, va dalla matricola 237.000 alla 263.000. Quindi dal 1930 al 1935. Nel 1930 si iniziò a, diciamo che si inizia a vedere, soprattutto per quello che riguarda il contralto, il tenore venne dopo, si cominciano a vedere delle modifiche significative nella meccanica. Per esempio, nel contralto la chiave del kever verrà riportata sotto e non più sopra. E altri piccoli dettagli qua e là, e nell'incisione. Diciamo che in questo periodo di transizione, questi 5 anni di produzione, possiamo trovare degli strumenti appunto ibridi nelle meccaniche e nelle incisioni, ibridi tra il Con New Wonder e il Tenem. Appunto, Tenem per quello che riguarda appunto il tenore di cui sto parlando adesso. Quindi possiamo trovare, quindi partendo dalle chiavi che rimangono all'inizio, appunto, erano comunque split side bell keys, quindi le chiavi splittate, una di qua e una di là. Poi pian piano raggiungeremo le chiavi entrambe, quindi single side bell keys, come vengono chiamate, entrambe dallo stesso lato. Quindi nel periodo transitional possiamo trovare delle caratteristiche ibride, quindi possiamo trovare le caratteristiche del Tenem, con però l'incisione tipica del New Wonder, del Naked Lady, con le caratteristiche incisione New Wonder. Caratteristiche invece del New Wonder,
Quindi una meccanica molto simile a quella del New Wonder o Chuck Berry, però con un'incisione Art Deco, ok? Oppure anche delle caratteristiche del Naked Lady, ma con le chiavi, come in questo caso, splittate una di qua, una di là, tipica della meccanica del Chuck Berry. Questo strumento in particolare ha un tenore veramente stupendo, con un timbro pazzesco, è del 1931 e quindi recca matricola 246.000, 1931-32, in accordo con la matricola, la datazione di Saks-Fee. Sulle datazioni, l'anno esatto, io sono sempre un pochino, prendo sempre un pochino come le pinze, quindi comunque diciamo un 31-32. Lo strumento in questione, appunto, è un inizio serie transitional, quindi come possiamo vedere il grosso della meccanica è molto simile a quello di un New Wonder, però con delle caratteristiche che ce lo permettono di identificare. Naturalmente abbiamo la matricola e quella ci permette di capire che è effettivamente un transitional, e poi abbiamo molto identificativo il poggia dito del Mi acuto, ok, ha già la piegatura tipica del tenem, ok? Il tenem avrà sempre questo poggiadito piegato così, mentre il New Wonder ce l'aveva piatto, quindi ci si è resi conto che la mano, ok, faceva questo movimento qua per prendere il Mi acuto, e quindi effettivamente lo rende molto più comodo. Altra caratteristica determinante è, come dicevo prima, l'incisione, ok? Le incisioni cambiano e non c'è più la classica incisione New Wonder, ma come vediamo, e qui si vede discretamente bene, si è molto ben conservato, dato che la laccatura è originale, quindi non ha subito nessun tipo di abrasione meccanica. L'incisione, che è veramente pazzesca, è splendida, è l'incisione Art Deco, quindi diciamo che si erano ulteriormente sbizzarriti nel cercare di creare delle incisioni più moderne, più che avessero un appeal maggiore probabilmente anche per il mercato, eccetera. Come dicevo, pian piano nel tempo poi le caratteristiche andranno a modificarsi ulteriormente, quindi avremo delle vere e proprie caratteristiche ibride tra i due modelli, fino a poi nel 1935 concludere definitivamente le variazioni meccaniche con quello che è l'artist, quindi Lady Face, che tutti conosciamo e a cui appunto ho già dedicato un video molto approfondito. Bene, salutiamo con questa carrellata la Con, e spero appunto che questo video possa esservi d'aiuto nell'identificare i vostri vintage preferiti. Iscrivetevi al canale, seguitemi, condividete i video, e se avete delle domande, come al solito, potete lasciarle sotto oppure rivolgermele via mail, come spesso fate, o su Facebook e sugli altri social. Ok? Bene, grazie dell'attenzione, alla prossima. Ciao ciao!